Il Mobile World Congress di Barcellona è stato offerto da Nubia Mobile e Massmen.net. Cari lettori di PianetaSmart.it, amici delle recensioni di Guerra 76, siamo qua allo stand di Nokia per vedere il famosissimo rinato 3310. C'è una calca, ragazzi, davvero incredibile per vedere questo smartphone. Ovviamente, i più nostalgici non apprezzeranno forse questo dispositivo, oppure lo andranno subito a comprare, costerà 50 euro, non supporterà almeno per il momento WhatsApp, poi non lo sapremo se nel futuro arriverà anche questo programma. Intanto abbiamo la nuova funzione, anzi il nuovo gioco Snake rifatto, ma soprattutto abbiamo anche la fotocamera su questo dispositivo. Davvero molto bello, molto interessante, ma soprattutto per me un tuffo al passato non da poco. Questa tastiera, questo remake, questo che Nokia ha voluto portare al Mobile World Congress di Barcellona, davvero un qualcosa diverso, ma soprattutto un salto, come vi dicevo prima, al passato. Abbiamo anche la colorazione azzurra, che ve lo facciamo vedere subito qua. Mi ricordo, come anche avete visto nel video dei 5 miei cellulari che più insomma avevo apprezzato nella mia vita, eccolo qua, Nokia 3310. Per il momento, ragazzi, è tutto e noi ci sentiamo nei prossimi video.